Ciao ragazzi, quando si parla di logo dial, Rolex è sempre la capolista. Oggi siamo da Tempo e Gioia e parliamo di qualcosa di particolare. Anche se vedete un viso diverso, non è il solito Gianluca, è un po' più giovane, anche se è di lì, quindi stiamo Sei attenti a lì che ci quello. ascolta. C'è stato un cambio di personaggio, diciamo, ma Un po' di gioventù, un un po' po' di di gioventù, gioventù. dai, un po' di gioventù. E quindi oggi parleremo di quadranti particolari, di logo dial. Diciamo che se ne parla poco, secondo me, perché è molto raro vederli. Qui ne abbiamo diversi, adesso Esatto. poi l'apriremo questa scatola, la facciamo vedere anche meglio. E quando si parla di logo dial, a noi italiani viene in mente, per esempio, non so, il polipetto, il Sea-Dweller polipetto di Rolex per i sommossatori della polizia italiana, della Sì. polizia di Stato, e sono sempre degli orologi che fanno emozionare o comunque hanno una loro clientela, secondo me. Ma di questo ne parliamo dopo la sigla perché sono curioso di avere il tuo punto di vista da Va venditore. bene. Quindi lanciamo la sigla e poi vediamo un po' di approfondire questo argomento. Sigla. Volentieri. Eccoci tornati, quindi adesso apriamo la scatola dei desideri per Apri alcuni. sta scatola, Rose, dai. Allora, quindi, ops, la scatola dei desideri e qui abbiamo dei quadranti davvero, davvero, davvero particolari. Ti dico la verità, alcuni me li hai fatti vedere prima, quindi farò il sorpreso, ma in realtà un po' fingo. E non li conoscevo alcuni. Ad esempio, questo qui, mai visto. Questo qui. Non ti preoccupare, te li spiego io Adesso dopo. mi spieghi. Hai ragione, adesso mi spieghi. Questo qui potrebbe. Diciamo che potrebbe portare qualcuno in errore, no? Sì, corretto. Ora lo racconto io. Questo qui lo voglio Posso raccontare spoilero io. Ma o no, 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 no? no, no. Va bene, va bene, va bene. Lasciamoli un po' rosicare così. Va Poi, bene. quando arriva il momento, poi vedono di cosa si tratta. Allora, quindi abbiamo parlato di. Nelle intro ho parlato del Rolex Polipetto. Per dire che, appunto, esistono degli orologi che attirano una certa nicchia, secondo me, di appassionati e di collezionisti. Qual è la tua esperienza? Nel senso, voi ne avete diversi. Entra un cliente che colleziona solo quadranti particolari o magari è un signore, un ragazzo che ha già altri orologi e vuole aggiungere un qualcosa di particolare alla propria collezione? Ma dipende, noi abbiamo diversi clienti che fanno solo la collezione di questi quadranti Ah, particolari. ok. Chiaramente, se parliamo di polipetto, siamo su delle cifre nettamente più importanti. Qui siamo su delle cifre più abbordabili. Certo. Ma diciamo che non necessariamente il collezionista di quadranti particolari compra soltanto quadranti particolari. Ok. C'è chi magari nel corso della sua carriera da collezionista, diciamo, piano piano magari parte con i classici sportivi, quindi Submariner, GMT, oppure anche dei Just, Air King normali, e poi magari piano piano capita che dei clienti, magari guardando, venendo qua in negozio, guardando in vetrina, perché ogni tanto noi in vetrina mettiamo Lo so. qualche chicca, no? Dove uno lo guarda e dice: questo orologio qua da dove arriva? Cioè, sono orologi difficili da trovare, no? E quindi magari si inizia a appassionare di questi quadranti particolari, e quindi insomma si interessa, viene qua, ci chiede, ci domanda E e quindi poi inizia si anche. avvicinano a questo mondo perché Esatto, comunque, sì. è comunque veramente un mondo. Io l'ho approfondito Esatto. un po' e davvero se ne scopre una diversa al secondo. Assolutamente sì. Come ad esempio parlare di logo dial è corretto, parlare di double sign dial no, quindi doppia firma, perché appunto di double sign si parla quando per esempio sono i quadranti Aspri o piuttosto che Hausmann, piuttosto che Bergano, quindi quadranti che riportavano la doppia firma, ad esempio Certo. Rolex, Patek o Audemars, Cartier, eccetera, con sotto anche il nome della gioielleria che all'epoca era una strategia di marketing fondamentale che ha fatto diventare famosi, praticamente gestivano loro il mercato, no? Con quelle, con, in quel periodo lì, che erano gli anni 90, Era anche un premio cioè più che altro il che 900, scusatemi, era anche dicevi? un premio, ad esempio, noi abbiamo un crono d'epoca degli anni 40 con Patek Philippe, stiamo parlando, col quadrante per Astrua. Diciamo che i concessionari più bravi venivano dedicati i quadranti con il nome del concessionario. E loro appunto gestivano dal mio punto di vista un po' il mercato, perché già mettere una firma su un quadrante di uno specifico orologio piuttosto che su un altro dava un'importanza a quell'orologio lì, quindi di conseguenza magari significa che quell'orologio era quello più venduto in quel periodo Certo. magari. Quindi passiamo un po' a questa tipologia che abbiamo Certo. qui. E, ho parlato di doppia firma sul quadrante, cosa che magari erano i quadranti Oman. E,
che sono, rientrano un po' in questa categoria, quindi quadranti militari sauditi, possiamo esatto, dire. Esatto, esatto. Ok, esotici, un po' esotici. E lì si parla però di double sign dial, perché appunto riportavano anche la dicitura Aspri, anche perché il sultano dell'epoca, appunto, che commissionava questi orologi ad Aspri a Londra, riportavano il Kanjar, che quindi è il pugnale con le due spade che si incrociavano sopra, con le diverse colorazioni. Ma lì c'è un altro mondo, poi magari ne riparleremo se un giorno ve ne capita uno qui, ve lo auguro. Assolutamente. No, che speriamo, è l'obiettivo quello lì. E appunto quelli riportavano anche la firma di Aspri, perché venivano commissionati direttamente alla gioielleria. Qui invece si parla soltanto di logo dial, quindi c'è soltanto questo quadrante particolare con una personalizzazione richiesta e voluta da una persona specifica. Allora, o un'azienda. O un'azienda, chiaro. Bravissimo, o un'azienda, perché ci arriveremo. Allora, io direi di iniziare un po', fammeli guardare perché, sai, mi piacciono un po' tutti, dico la verità. Ci sono due doppioni, quindi già... Perché noi siamo collezionisti di questi quadranti particolari. Ah, sì. Ma quindi questi sono in vendita o li tenete? Spiegami qualcuno qua. Sì, qualcuno no. Diciamo che sembrano, uno dice lo vede doppio, è più facile da trovare. Invece no, no. Sono molto difficili da recuperare. Però noi, essendo che ci piacciono, uh-huh. siamo collezionisti di questi quadranti, tendiamo più a comprarli che a venderli. Diciamo così. Okay. Quindi diciamo che se viene qualcuno interessato, probabilmente neanche glielo date. No, questo, no, questo dipende chiaramente... Ok, dai. Allora, quindi iniziamo dagli Oyster Date, va bene? Dai, okay. Parlami un po' di questi Oyster Date. Uh-huh. Allora, io li faccio vedere così, ma poi comunque magari metto anche delle macro adesso. Certo. Vai, abbiamo allora, una testa, quindi li possiamo osservare da vicino, okay. entrambi. Perfetto, allora, parto io? Vai. Partiamo da questo fantastico Oyster Date, cassa 34 mm, uh-huh. vetro plexi, uh-huh. bracciale... Ve lo faccio vedere ripiegato, quindi insomma andiamo proprio negli anni 70-80 uh-huh. e questo orologio ha un quadrante particolare. Perché? Perché rappresenta lo stemma della polizia di Abu Dhabi, ovvero Rolex ha commissionato questo quadrante per la polizia... come si dice, Abu Dhabi, sì. il sultano gli ha esatto. commissionato sì, a Rolex. Sì, esatto, okay. sì, scusa. Okay. Il sultano ha commissionato alla Rolex questo quadrante dedicato proprio alla polizia di Abu Dhabi. Vabbè, comunque questo è un grande classico, c'è sì. un orologio che potrebbe sembrare un orologio da tutti i giorni, in realtà lo è. Sì. Però costa quel pelo in più rispetto a un classico Easter Date, perché alla fine ha le proporzioni perfette, cioè potrebbe essere veramente un everyday. Sì, un dress watch. Sì, un dress come anche uno sportivo, eh. Infatti, diciamo che erano scelte una volta un po' rare, secondo me. Infatti, secondo me più che altro ai giorni nostri non fanno più queste scelte qui, diciamo le proporzioni adesso sono molto più esagerate, quando commissionano adesso i diversi quadranti particolari lì dall'Arabia sono sempre proporzioni un po' più grandi. Questo qui è un orologio classico, cioè proprio un grande classico. Chiaro. Che con questo quadrante qui esatto. prende tipo 10 punti in più, esatto. no? Costa più del doppio di un orologio normale. Esatto, esatto. Senza questo tipo di quadrante. Che poi io mi chiedo sempre, ma dove li trovate questi? Cioè, ora, ne avete... Dice il peccato, ma non il peccatore. Guarda, avete, non sbaglio. Avete qualche inciucio? No, abbiamo dei clienti che magari ce l'avevano in cassetta di sicurezza da 40 okay. anni, hanno deciso di venderlo per, chiaramente, per cambiare modello, uh-huh. oppure semplicemente a qualche fiera particolare. Diciamo che sono difficili da reperire, ma io quando vado con mio papà in delle fiere, oppure abbiamo dei nostri clienti che ce li portano e noi... Perché siamo amanti, nasciamo come collezionisti e poi ci mettiamo. Diventiamo la peggio cosa, anche la difficile, cosa. Infatti, difficile poi venderli, no? Ci è capitato di vendere alcuni quadranti, alcuni orologi con questi quadranti particolari. E invece di dire, papi, sei contento della vendita? In realtà no, perché comunque sia ti affezioni, non dovresti, però. Insomma, è difficile essere commercianti se si nasce collezionisti, ecco. E certo, infatti io ho questo problema, per fortuna non sono commercianti, io non riuscirei a vendere nulla, forse per non venderei nulla, onestamente. Allora, quindi, diciamo che questi sono interessanti, ma
secondo me, fra tutti questi, lo spoilerò già da adesso, anzi no, perché lì abbiamo una chicca che, okay, non si vede, che non si vede, perché siamo stati cattivi e l'abbiamo messo lì nell'angolo. Ma sempre di Oyster Date abbiamo un altro quadrante particolare, più che altro una stampa sul quadrante particolare, però raccontamelo tu. Sempre bracciale ripiegato, stessa referenza, corretto? Esatto. Che è la 6694. Esatto, referenza, okay, del Precision. Classico. Del Precision, esatto. E, però raccontami un po' questo qui, perché onestamente io ho avuto difficoltà veramente a trovarlo. Cioè, in giro, oltre il vostro annuncio, c'è pochissimo. Forse uno è andato all'asta con una configurazione diversa. Però dai, raccontami. Allora, diciamo che l'orologio si può dire che è praticamente quasi uguale a quello che abbiamo visto prima. Sì. Come modello, come referenza. Cambia che cosa? Cambia il quadrante. Infatti, a ore 6 potete notare questo quadrante che raffigura, è stato fatto per il re Abdulaziz. Ma chi è questo re Abdulaziz? Non tuo cugino. Non è mio cugino. È un personaggio importante. Era un leader politico e religioso arabo che fondò l'Arabia Saudita, il terzo stato saudita, e regnò come primo re dal 23 settembre del 1932 fino alla sua morte nel 1953. Interessante questo qui, eh? Perché ti ripeto, molto difficile da trovare. Io guarda, non è per dire, cioè, non perché sei qui accanto a me, ma veramente non ho trovati altri. E diciamo che a differenza del primo che abbiamo visto, questo qui per la polizia di Abu Dhabi, il quadrante, vabbè, è un argentè, diciamo un silver, uh-huh, più che un quadrante dorato tipico del Precision, no? Mantiene gli indici dorati, mantiene, e le lancette, esatto, dorate. E infatti questa è la particolarità, perché se non sbaglio comunque la maggior parte dei Precision dell'epoca avevano anche sfere e indici in sempre argentè, quindi tono su tono, certo. Quindi questo oro che risalta sul silver, secondo me è un punto in più. Ma questo è veramente molto figo. Ma scusami, ora non parliamo di prezzi, però questo qui è più raro rispetto a questo qui della polizia di Abu Dhabi, oppure hanno lo stesso prezzo più o meno? Più o meno girano sulla stessa, okay, cifra, nel senso, okay, che, okay, perché sono entrambi molto, okay, molto rari. Okay, 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 okay. Poi si va a gusto. A me piace di più quello della polizia di Abu Dhabi. Mm. È una questione proprio di gusto personale, quindi. Vabbè, diciamo che il quadro qui secondo me si va oltre che per il disegno, e per la storia, perché poi si apre un mondo, no? Cioè se sei un appassionato di storia militare, eccetera, lì si apre veramente un mondo. Poi uno li guarda, no? E dice: a me piace più questo, a me piace più quest'altro, per il colore del quadrante o per più anche per il disegno, no? E qui per il disegno si parla di qualcosa davvero di speciale, che è andato spesso all'asta, che si vede anche più comune, questo diciamo è questo più un comune, po' più comune, più questo comune. È un po' più comune. Nel anche senso è difficile da reperire, ma è molto, sì, cioè sicuramente è più visto rispetto a quelli che abbiamo visto prima. Esatto. È più conosciuto. Esatto, bravo, esatto. È più conosciuto. Perché effettivamente questi due, tra cui quello lì del sultano Abdulaziz, io non l'avevo mai visto. E questo qui invece sì, diciamo che se ne è parlato un po' più spesso. Quindi raccontami questo Rolex Oyster. Allora, questo qui non è un 6694, ma siamo su una referenza senza il datario, quindi, okay, siamo su un 6426. Ok. Infatti sembra molto alla vista, sembra molto più lineare, molto più pulito. Ma c'è un motivo. Ma c'è un motivo, perché non avendo la data, chiaramente. Siamo sempre su un 34 mm, uno dei due è più anzianotto, infatti uno ha i rivetti, oltre ad essere ripiegato. Eccolo qui, che è, e l'altro qui, invece è il bracciale Oyster, un po' più recente. Uh-huh. Questo modello da collezione, uh-huh, è stato creato dalla Rolex per raffigurare lo stemma militare degli Emirati Arabi Uniti. Viene proprio chiamato anche Saudita, sì, perché sì, rappresenta lo stemma dell'Arabia Saudita. No, ed è molto, molto, a me questo è il mio preferito. Ma ti dico, secondo me difficile trovare. Secondo me è anche il mio. Però ne abbiamo due, quindi possiamo. Io metto a destra questo qui, faccio il rapper e me ne metto due. Sì, questo qua è veramente particolare. E forse anche quello che ha un po' più di storia. Nel senso, secondo me sì, è più comune perché. Non sta male, No, sta bene. Potrei trovare, lo tieni questo qui. E comunque sì, diciamo che questo qui ha una storia un po' più solida e anche un po' più conosciuta, quindi ci sta che sia un po' più comune, e il disegno anche un po' più figo. Diciamo che il disegno è anche un po' più figo. È più azzeccato, diciamo. Esatto, esatto, esatto. Poi al centro del quadrante questo disegno appunto è meraviglioso, meraviglioso. E sì, poi non avendo anche il datario risulta anche essere un po' più elegante, sì, qui ci puoi mettere anche un cinturino in pelle ed è mozzafiato. Anche
anche lui indici e lancette dorate, che rispecchiano anche il logo. Nel loro logo c'è molto color oro, molto, sì, che rispecchia anche le lancette. La corona Rolex in oro, in color oro giallo, è molto, cioè è bello da vedere. Sì. Vi garantisco, venite a trovarci per vederlo, provarlo, perché assolutamente ne vale la, sì, pena. Secondo me anche, perché è quello che attira di più, secondo, sì, me, sì, sì, questo qui assolutamente. Allora ti dico, questo qui rivetti non ha le sfere e gli indici in oro, quindi è vero, è un po' più spento, hai ragione, perché riprendendo quel dorato del disegno è, ha tutta un'altra luce, vero, vero, spaziale, così è vero, molto bello questo qua, è molto bello. Ma Ma le sorprese non finiscono qui a Tempo Gioia, le sorprese non finiscono, perché la storia dei Rolex personalizzati in realtà è veramente lunghissima. Parliamo di anni e anni fa, quando credo uno dei quadranti personalizzati più famosi è stato realizzato, e parlo di Dominus. Perché parlo di Dominus? Perché Tom Monaghan, che è il fondatore appunto di Dominus, aveva un Bulova con il suo logo della sua pizzeria stampato, e uno dei suoi dipendenti era attratto a questo orologio qui e ha detto: ma come posso aggiudicarmi un orologio del genere? E ho detto: ah, facile, basta che fai 10.000 euro di vendita e ti regalo una cravatta Hermès, che comunque all'epoca non era male. Oppure se fai 25.000 euro a settimana di vendita, dollari, perdono, di vendite a settimana per 4 settimane di fila, quindi neanche una cosa così tanto semplice, ti darò un Rolex con quadrante Dominus. E quindi appunto è partita la cosiddetta Rolex Challenge, e lì si ammazzavano. Lui ha scoperto, cioè, che è stato un metodo vincente proprio per vendere di più per far produrre più i suoi dipendenti. Quindi questa mossa è stata un incentivo a vendere di più, insomma. Esatto. Vabbè, io pure l'avrei fatto. Esatto. Per me, con i prezzi di adesso è un po' più difficile da fare, ma diciamo che a questo metodo si sono ispirati anche tantissime altre aziende, perché come dicevi tu, quindi non si tratta solo di quadranti militari o legati a un paese, si tratta appunto di quadranti legati anche ad aziende. Esatto. Come anche all'Italia negli anni 80-90 regalava ai suoi dipendenti trentennali, quindi che lavoravano da più di 30 anni nell'azienda, comunque è un grado di anzianità, non è proprio, esatto, poco, è un grado di anzianità importante, questi Rolex se non sbaglio solo data in oro, e appunto marchiati all'Italia con dietro il nome del dipendente con scritto trentennale, l'anno in cui è stato regalato. E a questo ci sono ispirati anche la linea aerea delle Filippine, che regalava però dei Tudor ai propri dipendenti con un certo grado di anzianità, fino ad arrivare, perché ho fatto questo giro immenso, voi direte da casa, perché ho fatto questo giro immenso e non c'entra niente, perché volevo arrivare a Panam, quindi una linea aerea se non la più famosa dell'epoca, tra le più famose, che ha collaborato con Rolex. Ecco, qui vediamo un GMT negli anni 50, no? È lì che nasce il GMT, appunto, quindi diciamo proprio una storia consolidata, un rapporto consolidato tra le due aziende. Ma perché io ho parlato di Panam? Perché qui abbiamo, non abbiamo un Panam per sfortuna, perché mi sarebbe avanti, piaciuto, perché sennò mi sarebbe piaciuto. Ma io ti dico, io ci sono cascato la prima volta, l'ho visto, e come me ci sono cascate anche tante case d'asta, perché una volta questi Air King con questi quadranti qui venivano pubblicizzati nel libro delle aste, diciamo nella pubblicità delle varie aste, come quadranti Panam, erroneamente. Però effettivamente, diciamo, il quadrante con questo logo qui può riportare al logo Panam. Ma di cosa parliamo? Te lo lascio qui e lo racconto. Allora, parliamo di un Air King, referenza 5500, con alle ore 6 un logo particolare. Andiamo a vederlo insieme. Stiamo parlando di il logo aziendale della fabbrica Pullinger Drill, applicato da Rolex, una compagnia petrolifera internazionale specializzata in attrezzature e forniture per scavi negli anni 70 e 80. Questi orologi sono stati molto probabilmente assegnati come premi per la sicurezza o per riconoscere il servizio dei loro dipendenti. Okay, quindi era un premio, un po' come era quindi per i Dominus, o certo, un po' come era anche per l'Alitalia, quindi per l'anzianità. Questo qui però è sgrava proprio, direbbero a Roma sgrava. Perché no, davvero, sarà il mondo al centro della P appunto del logo, o anche la P stessa, che può ricordare appunto la Panam, può portare a credere che si tratta di un Rolex Panam. Poi ha il suo fascino, secondo me, perché i colori sono azzeccati, questo magari rispetto agli altri militari che abbiamo visto
è un po' più sportivo, secondo me, anche, esatto, un po' più solido, anche un po' più recente, esatto, esatto, è anche un po' più recente, quindi anche un po' ha quella solidità diversa rispetto a, non so, a una maglia ripiegate o un Rivetti, che ovviamente sono un po' più delicati, questo è un po' più robusto. Sì. E qui ti chiedo, ti faccio sempre la stessa domanda, davvero da casa, non lo so, non lo so, c'è differenza di prezzo tra questi e quelli? Allora, siamo sempre sulla stessa fascia? Siamo sempre più o meno sulla stessa fascia, perché escono più o meno, abbiamo deciso di metterli allo stesso livello, perché a livello di rarità siamo lì. Ok. Chiaramente magari è un po' più raro questo quadrante qui, però essendo una referenza un po' più recente siamo più o meno sulla stessa cifra. Ok. La differenza che salta subito all'occhio guardando questo Air King sono chiaramente su tutti i quadranti applicati da Rolex, ma comunque quadranti di rilievo. Certo. Ma questo quadrante qui, come diceva prima Rosario, alle ore 6 ha questa, diciamo, questa palla, che proprio anche da questa distanza qua si vede proprio il rilievo, che è un qualcosa di eccezionale. Sì, questo qui guardato alla lente con la lente siamo su un altro pianeta assoluto, però anche vederlo così dal vivo, credetemi, venite a vederlo, a provarlo, a polsarlo, perché merita di essere provato, assolutamente. Sì, sì, ha un fascino incredibile. Diciamo che poi possono essere anche orologi che magari uno ha già indossato, ma sembra banale, ma basta aggiungere quell'oghino lì, è come se avessero veramente i cavalli in più, come se porti, certo, la macchina a fare la modifica, no? E, perché diventa qualcosa di raro. Ma sì, ma perché sai di possedere un qualcosa di particolare, no? Per questo all'inizio ti ho chiesto, ci sono dei collezionisti che collezionano solo questo perché hanno proprio il pallino di dover comprare qualcosa di necessariamente ricercato, oppure magari, sai, ti puoi appassionare, può essere un colpo di fulmine e dire vabbè dai, aggiungo alla collezione un qualcosa di particolare. Secondo me è anche così. Però son del pensiero anche che ci sono i collezionisti che pretendono di avere sempre qualcosa di unico. Che ci sta come ragionamento? Ovviamente implica anche una spesa maggiore, perché purtroppo è necessario. E poi vabbè, gli sconti poi li farete, ma su questo senza di me. Tu sei come tuo padre oppure... No, io sono... Diciamo che se venite qua, dopo che avete visto il nostro video, okay, sul cartellino dovete applicare un per due, quindi e se ci sono io qui? Per tre. Non vengo, vi faccio il favore, almeno non vengo. Dite, no, non avete visto i video, dite che non so, li avete visti su internet. Sto scherzando. Venite a trovarci, il nostro caffè è molto buono. Ah sì? Sì, e soprattutto non abbiamo mai mandato via nessuno senza orologio al polso. Ah, quindi non so se è una cosa positiva per i clienti questa, ma se... per voi sicuramente, non so per i clienti comunque. Dai, da provare questo. Scherzando. Allora, ti dirò facciamo una cosa, un gioco che facciamo con tuo padre, dai, vai, posiamolo qui nella scatola, nella scatola dei desideri, scegliene uno, puoi scegliene solo uno. Io, allora, ce l'ho, per me vince lui col bracciale Rivetti. Col bracciale Rivetti? Sì. Siamo d'accordo, perché io prendo quello lì con, diciamo, bracciale blindato, perché gli indici e le sfere dorati, come dicevamo prima, riprendono perfettamente il logo del governo degli Emirati Stati... riprendono perfettamente il logo degli Emirati... Oh, è incredibile. Scelgo questo qui perché appunto le sfere e gli indici riprendono perfettamente il logo del governo, appunto, degli Emirati Arabi Uniti. Quindi secondo me è un po' più completo questo qui, dico la verità. Nonostante il bracciale Rivetti mi piace molto, però questo qui secondo me ha una spinta in più. Anche se devo dirti, il pull in ten drill secondo me spinge, secondo me questo qua spinge un po', bello. Secondo me spinge un po'. Però tu mi hai sorpreso oggi, perché non me l'avevi detto, ma lì nell'angolo... Lo prendo? Lo prendi, sì. Lo prendi perché va preso. Hai portato una chicca, che onestamente non conosco. Cioè, l'ho vista una sola volta in foto. Fammela guardare. Allora non se la meritano questa. Raccontamela, perché questo qui mi incuriosisce. È un po' diverso rispetto agli altri. È diverso, prima di tutto è diverso come dimensione, perché a differenza dei 34 mm date e no date, qua siamo su un 36 mm day just, scatto rapido. Scatto rapido perché la referenza è un 16-030. Ok. E ha la ghiera in acciaio.
okay, il vetro plexi, però a differenza del 1601, del 16, cioè dei quattro cifre sui dei just plexi, questa qua è la referenza tradizionale, okay, che va dai 1601 ai 16200. Okay. Quindi tra il plexi e lo zaffiro hanno fatto, okay, questa referenza qui con lo scatto rapido. Quindi a cavallo, diciamo, tra una generazione e un'altra, proprio, esatto, il cambio generazionale, esatto, di Rolex. Esatto. Però anche qui alle ore 12 abbiamo un, uno stemma particolare. È stato prodotto e realizzato da Rolex in pochissimi esemplari e rappresenta lo stemma della raffineria araba Yanbu Saudi Aramco. È un'azienda petrolifera. Com'è che si chiama? Saudi Aramco. Tra l'altro noi abbiamo un nostro cliente, okay, che è arabo, okay, che lui c'ha esattamente, infatti se andate sul nostro sito, uh-huh, c'è proprio la scritta in arabo di questa raffineria. Ah, pazzesco. E la particolarità di questo quadrante, uh-huh, di questo orologio, oltre al quadrante spettacolare, uh-huh, e il ricordo a questa raffineria, uh-huh, è che è scatola e garanzia ufficiale. Beh, questo è raro. Sì, perché comunque io pure girando tra i vari siti, guardandone alcuni online, ora questo qui onestamente io non l'ho mai visto, dico la verità. Però comunque anche tutti questi altri che abbiamo visto è molto raro trovarli con scatola e garanzia. Cioè, sì, infatti gli altri non abbiamo neanche uno, no, purtroppo. Beh, ma lì si tratta veramente di una roba che... Questo invece ha la sua scatola garanzia ufficiale, e infatti la richiesta è notevole. Ma sai che ti dico, io di questi di questa referenza qui apprezzo tantissimo la ghiera in acciaio. È sempre un po' bistrattata, perché comunque diciamo che quella in oro bianco ovviamente ha un altro, ha un'altra marcia. Ti dico, quella zigrinatura, come dire, tra una lavorazione della ghiera e un'altra, lo rende più luminoso, secondo me. Certo, vero, non è un oro bianco, quindi non brilla quanto l'oro bianco. Però questo orologio alla fine è spettacolare. Certo, probabilmente, essendo anche più moderno, ci piace di più, perché la solidità comunque è un adjust, quindi sì, anche, esatto, il nostro polso, cioè, è portabile, esatto, magari rispetto, cioè, a un 34 mm. Per noi comunque che li indossiamo è più facile da indossare questo qui. Dai, sì, scusate il gioco di parole, ma è più facile nel quotidiano da portare. Sono, è meno delicato, stai meno col pensiero. Poi certo, non saprei quanto indossarlo, però con questo quadrante magari starei anche attento. Però, la domenica, ogni tanto. Esatto, ogni tanto la domenica lo indossi. Però sì, effettivamente anche a livello di peso, c'è chi piace, c'è chi preferisce un orologio un po' più solido, un po' più che si sente al polso, che quando, certo, che quando ce l'hai lo senti, a differenza di questi qui 34 mm che il braccio ripiegato, che è anche più braccio, esatto, cioè ripiegato, parli, o rivetti, insomma, anche perché a differenza di questi che sono manuali, tranne il pull interdeal che è automatico, sono anche ovviamente più sottili, non hanno il bilanciere, quindi sono anche più leggeri, più facili, certo, più eleganti, ecco. E questo qui è un orologio che lo metti una volta, lo carichi, cioè si carica da solo in realtà, lo metti in orario e va da solo. Sperando che tenga bene il tempo. No, lo tiene, gli avete fatto la revisione, tiene. Tutti i nostri orologi usati, okay, vabbè, li revisioniamo prima di essere. Questo è importantissimo. E, appunto, diciamo che sono orologi diversi, cioè secondo me potrebbero tranquillamente coesistere, perché se tu metti per esempio questo qui, metti un Oyster Date con questo quadrante dorato, con il logo di Abu Dhabi, certo, che ha sempre la data, è un manuale, è più sottile, è vero, magari gli metti anche un cinturino in pelle, quindi lo rendi veramente quasi elegante, più che quasi, lo rendi veramente un elegante. Questo qui invece lo puoi indossare anche con un orologio per tutti i giorni, no? Poi devi parlare veramente con un esperto per capire, anzi affinché lui capisca che si tratta di un orologio raro, perché banalmente potrebbe sembrare un semplice dei just in acciaio, addirittura con il bracciale Oyster, neanche Jubilee, quindi yeah, dici, se tu parli con uno, neanche probabilmente capisce cos'è al polso, certo, no? Poi difficile, certo, se parli con qualcuno che ne sa, dici, cavolo, è un qualcosa davvero di raro. E questo mi fa pensare effettivamente alla domanda che ti ho posto due volte, okay, ossia effettivamente si può anche collezionare soltanto quadranti particolari, perché come ti ho detto adesso, tu alla fine comprando questo Day Just appunto questo Oyster Date piuttosto che questo Oyster con il quadrante del governo degli Emirati Arabi, diciamo che
hai già una collezione abbastanza completa, per così dire, no? E hai una certa storia a livello collezionistico, dai un senso, no, alla collezione, piuttosto che avere i soliti Speedmaster, Sub e GMT, banalmente più comuni, chiaramente. Ma sì, perché comunque alla fine anche questi per un occhio inesperto potrebbero essere degli orologi comuni, però cavolo, qui c'è una storia dietro che è vero che l'orologio in sé era prodotto in quantità industriali, certo, certo. Però ora non credo non si sappia, neanche Rolex te lo sappia no, dire, non si riesce a dire quanti quadranti sono stati prodotti con questi loghi, però basta guardare in giro, questi sono pezzi d'asta, cioè non è facile, poi ovviamente dipende da condizioni, scatola, garanzia e rarità del singolo quadrante, però comunque tutto sommato, ripeto, sono orologi semplici ma che se vengono osservati e capiti non sono banali da comprare, secondo me. Assolutamente, cioè, no. un acquirente qualsiasi secondo me non entra qui, un collezionista qualsiasi non entra qui e dice dai voglio un Datejust, compro quello. Se vuoi un Datejust normale, compro un Datejust normale, certo. Secondo me questi qua sono veramente orologi di nicchia, infatti vi ho fatti complimenti e da investimento. Ma sì, l'investimento, perché allora qui è sempre un argomento veramente delicato, non ne parliamo, non ci uccidono se no. Però è vero che rispetto che comprare un Datejust, un Sub normale, certo, è ovvio che hanno un valore intrinseco doppio, secondo me, no? È come se compri un'opera d'arte. Esatto, un'opera d'arte, nel senso che è quell'opera d'arte, ce l'hai tu, esatto, e basta. Sì, ce ne sono di diversi, ma non sono miliardi. Chiaro. Sono probabilmente un centinaio, se non di meno, molto di meno. Quindi, secondo me, sono orologi per voi molto difficili da vendere. Assolutamente. Perché deve entrare il cliente giusto per questi orologi qui. Ma francamente non ci teniamo neanche. Infatti, a quanto ho capito, a voi non importa. No. Così qui li terreste tutti. Esatto. Anche perché, e io magari, ora non voglio rompere a tuo padre che è di lì, però voi avete anche due orologi particolari sempre con questi loghi stampati, però magari facciamo un'altra puntata, parlo, sì, dell'Universal, sì, e dell'Omega. E dell'Omega, esatto. E l'Universal d'altronde è pazzesco, con il micro-rotore decentrato, è una favola. Io ne ho visto uno da Philips, se non sbaglio, in asta, l'anno scorso è stato battuto a 5.000 franchi, quindi anche quello lì voi non lo dovete sottovalutare perché è molto molto bello. Però magari di quello lì facciamo una puntata a parte, perché non voglio dare troppa carne sul fuoco, insomma, perché poi si brucia, quindi non va bene. Esatto. E allora io spero che da casa abbiano apprezzato questa puntata, che come sempre è una chiacchierata. Assolutamente. Parliamo al solito di orologi che ci piacciono, che sono particolari. Vi raccomando, venite a guardarli dal vivo, perché come dicevi tu effettivamente è vero, meritano di essere visti. Sì, perché hanno delle, è una stampa di qualità. Assolutamente. Non è una solita stampa, si vede che erano fatti per gli arabi, che comunque hanno sempre avuto delle grandi pretese, anche se devo dire, e dei portafogli abbondanti. Sì, è vero, però comunque rompo braccini una volta, perché cavolo, potevano fare qualcosa. È vero che li hanno fatti anche in oro questi qui, perché erano disponibili anche in oro, con bracciale Jubilee, eccetera. Però cavolo, io mi aspettavo una roba che pesava un po' di più. Così qui è vero che magari li davano anche ai funzionari un po' più di basso livello, per poi salire piano piano, più passavano gli anni, più passavano all'oro, anzi acciaio, oro, eccetera. Però appunto hanno un valore questi qui che è davvero difficile da trovare in giro, quindi assolutamente, di nuovo rinnovo i complimenti. Bene, io spero che questa puntata vi sia piaciuta. Ditemi nei vostri commenti quale scegliereste, se lo scegliereste, o magari se voi avete un logo dial preferito, quindi non so, sicuramente vi piaceranno gli Oman, ma non voglio leggere Oman nei commenti perché è troppo banale. Quindi fateci sapere nei commenti, veniteci a trovare qui da Tempo e Gioia, magari scrivetemi prima, così veniamo insieme e ci fanno un 3x, che non ho capito se è di sconto in aggiunta, ma poi ne parliamo. E nulla, quindi ragazzi, ci vediamo sicuramente qui da Tempo e Gioia in una prossima puntata, o magari anche qui in gioielleria. Ciao ragazzi, alla prossima. Buona serata a tutti.